fantastico. Va ora in onda Parliamone con Maurillo. Parliamone. Ecco, parlato. Visita il portale della musica www.curebatticuore.it. Bentrovati, siamo tornati anche oggi con Parliamone. Questo naturalmente è l'appuntamento dove ascoltiamo bella musica, tanta musica. Voglio ricordarvi che abbiamo anche un portale, una vetrina musicale aperta 24 su 24 e non è altro che www.cuorebatticuore.it. Semplicissimo, www.cuorebatticuore.it. Vi ricordo inoltre che noi abbiamo anche Alexa, sì, se volete trovarci e ascoltarci in tutta Italia, basta chiedere ad Alexa, Alexa apri Cuore Batticuore, facile, quindi ricordate su Alexa, Alexa apri Cuore Batticuore. Oggi siamo in Veneto, troviamo esattamente, siamo a Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza e troviamo Gianni Longo. Pronto Gianni, ciao! Grazie Maurillo, ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Gianni, dai, raccontaci un po' la tua storia. Come nasce Gianni Longo cantante? Ma io semplicemente non mi ritengo tale, ti ringrazio di questo termine. Diciamo che stranamente io mi sono cimentato nel mondo della musica perché ho passione, come molte persone, di ascoltare della buona musica, soprattutto musica italiana degli anni 50, 60, 70. E ho fondato anche una radio via internet. E da lì, praticamente, ad ascoltare queste canzoni molto melodiche, e non so come mai, cosa sia successo dentro la mia testa, ma improvvisamente ho cominciato a canticchiare una canzone. Qualche anno fa erano le prime strofe di questa canzone e poi improvvisamente nel 2021, nell'estate del 2021, ho detto domani voglio andare a Venezia e lì è uscito il ritornello e ho unito praticamente la canzone di qualche anno prima con questo ritornello, insomma è uscita la canzone. Ma non so spiegare perché come si è riuscito, capisci Maurillo, certo, a realizzare, certo. Perché io non ho nessuna formazione musicale, non ho studiato musica, non so suonare nessun strumento e quindi ho composto la musica registrando il tutto con un telefonino e poi hanno trascritto le note. Ed è per questo naturalmente che ti sei fatto dare una mano da un'orchestra, giusto? Sì, da lì poi una volta trascritto il brano io sentivo che, non so, avevo questa sensazione che il brano aveva bisogno, perché stiamo parlando di un brano di musica tradizionale popolare, ecco, e aveva bisogno dei mandolini, di un suono tipico di mandolini e così mi sono rivolto all'Orchestra Plettro di Breganze, che è l'unica orchestra che abbiamo in Veneto di mandolini e chitarre, o perlomeno la formazione sicuramente più numerosa. E da lì è iniziata una collaborazione che ci ha portato alla realizzazione di questa canzone, grazie anche all'arrangiamento. Innanzitutto ringrazio il direttore dell'orchestra Andrea Bazzoni, che veramente ha curato il progetto e ha fatto un po' la regia di tutto quanto, quindi veramente devo ringraziarlo tantissimo. E poi l'arrangiatore, che mi ha fatto sempre conoscere il maestro Filippo Bresolin, che è un giovane talentuoso, anche lui compositore, compone musica, è musicista, che è in grado di fare un arrangiamento di questo tipo, perché voglio dire, è molto particolare arrangiare un'orchestra plettro. Certo, la canzone è cantata in veneto, giusto? In veneziano, diciamo così. Veneziano, sì. con un accento un po' vicentino, se vogliamo, ecco. Ho capito. Sì, che poi tra Vicenza e Venezia, insomma, il dialetto un po' cambia. Allora, senti, noi siamo sì, assolutamente curiosi, vogliamo assolutamente ascoltare questa canzone che si chiama A Venezia insieme a ti, che vorrebbe dire A Venezia sì, insieme a te. Allora, ce l'ascoltiamo, poi ci racconti un po' la storia, insomma, come è nata, il significato poi A Venezia insieme a ti. Dai, ce l'ascoltiamo, tra poco torneremo in diretta. Ascoltiamo dalla voce di Gianni Longo la canzone che si chiama A Venezia insieme a ti. Che bel che sei andare in gondola su esoperi canali insieme a ti.
sentir le dolci onde che ne coccola, col sol che sparisse pian pianin. La luna se in incanto, ma mi non so più santo, te tocco, te strucco, te voglio sempre più. A Venezia ci si vuol bene, a Venezia do basi de più. A Venezia è bello amare, a Venezia si dice I love you. La luna se in incanto, ma mi non so più santo, te tocco, te strucco, te voglio sempre più. A Venezia ci si vuol bene, a Venezia do basi de più. A Venezia è bello amare, a Venezia si dice I love you. Che bel che sei andare in gondola sul canal grande sui mieti, e dopo su eso per I campieri corremo matti come dei putei mieti. De colpo un ragazzetto ne siga per dispetto, baserde, struccherde, una foto ve voglio far. A Venezia ci si vuol bene, a Venezia do basi de più. A Venezia è bello amare, a Venezia si dice I love you. Di Gianni Longo insieme all'orchestra Plettro di Breganze, abbiamo ascoltato A Venezia insieme a te. Allora Gianni, io ho notato ascoltando la canzone che tu parli in italiano in certi punti e qualche volta naturalmente in veneto, perché tu dici A Venezia eccetera eccetera e poi A Venezia, che praticamente è il vero dialetto, quindi praticamente hai fatto questa canzone veramente molto tosta, è bella, bella veramente, complimenti. Allora, grazie, quando grazie. E come nasce questa canzone? Nasce nell'estate del 2021, insomma l'ho completata, ma è nata in maniera veramente, nel giro di due giorni ho scritto il testo, insieme con la musica, ho legato, come ti spiegavo prima, queste due canzoni. E non so spiegare come, perché io non è che ho mai scritto poesie, non mi sono mai dilettato nello scritto e la musica sì, l'ho ascoltata come fanno un po' tutti, ma non è che ho queste competenze, che ho questi studi, questa formazione, per cui sono stato rapito da queste note e le parole sembravano uscissero quasi da sole, non voglio dire di getto, certo. Capisci? Ma una roba un po', mi sono fatto travolgere da
da questa cosa e devo dire che mi ha dato molto felicità, perché poi il mio scopo è quello di cercare nel mio piccolo di rendere le persone un po' più felici e serene. E Venezia, ovviamente c'è un grande amore per me per Venezia, che è nato soprattutto negli ultimi anni, è come andare, non so, in pellegrinaggio. Beh, Venezia è anche la città dell'amore, la città dell'innamoramento, sì. La città praticamente più romantica del mondo, no? Una delle città, insomma, più romantiche del mondo. E poi le gondole, questa magia dell'acqua, sì, bellissima. Sì, no, poi scusami per rispondere un po' alla tua domanda, anche, cioè, o meglio tua presentazione, del fatto che il testo è un po' in italiano, un po' in veneto, perché io mi sento veneto, ma mi sento molto anche italiano e un po' cittadino del mondo, tanto è vero che questa canzone è stata anche fatta in versione spagnola, in Venezia junto a ti, e lì devo anche ringraziare, oltre all'orchestra Plettro di Breganze, l'arrangiamento di Filippo Bresolin, il coro di Breganze. E veramente che si sono prestati anche a cantare in spagnolo, non è stato semplice per loro, che insomma non sono giovanissimi o diversamente giovani e lo hanno fatto con grande amore, perché siamo tutti volontari, per cui queste persone non lo fanno per uno scopo economico, tutti quanti abbiamo lavorato, sudato, perché è stato un progetto che ha durato un anno e più. È stata una bella esperienza, ecco. Bene, Maurizio. Bene, bene, perfetto. Senti, dove ti possiamo trovare attraverso il web? Non so, YouTube, Spotify, eccetera, eccetera. Beh, diciamo che c'è un sito che è www.canzoneveneziana.it. E lì potete un po' trovare la biografia della canzone, verranno pubblicati tutte le novità un po' inerenti al mondo un po' mio della musica. E poi ci sono anche altre novità che verranno avanti col 2024 qua, insomma. Bene, 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 perfetto. Allora, senti un po', però vogliamo ricordare anche i nostri ascoltatori che ti possono trovare anche all'interno del nostro sito, quindi basta scrivere www.cuorebatticuore.it, bottoncino Gianni Longo, cliccate col bottoncino lì, trovate tutto, il video, la biografia, la foto, l'intervista, trovate assolutamente tutto. Quindi www.cuorebatticuore.it, bottoncino Gianni Longo. Fantastico. Permettimi di ringraziarti, Maurizio, veramente per la tua disponibilità, per aver fatto questa intervista in maniera molto naturale, anche ci siamo conosciuti dietro le quinte, oltre che ascolto anch'io Cuore Batti Cuore. Grazie per questa bella chiacchierata insieme. Per me è un gran piacere, Gianni, anzi, quando avrai novità, se hai un'altra canzone che ti viene così e viene così spontanea, facci sapere, insomma, che noi assolutamente siamo qui a proporla. Grazie Gianni, grazie ancora, grazie. Grazie a tutti voi. Avete ascoltato Parliamone con Maurillo, www.cuorebatticuore.it, una vetrina musicale aperta 24 ore su 24.